Salve a tutti, sono Francesco Rosi, faccio parte della redazione web del giornale d'Istituto del Podesti. Oggi siamo all'Anterrino di Chiaravalle con lo chef Luca Angelani, che ha conquistato la semifinale di Cuoca d'Italia con la sua trippa alla canapina. Da quanto tempo sei chef e quando è nato questo sogno? Allora, innanzitutto io mi ritengo più cuoco che chef, però adesso è venuta fuori sta bella nomea e la prendo con soddisfazione. Io ho iniziato a cucinare precisamente nel 2005 all'osteria San Bernardo, che è il locale cui sono fondatore. E poi ho lasciato, diciamo, questo locale più che altro perché io ero interessato esclusivamente alla cucina, lì invece era un bar con cucina, e per questo ho iniziato a lavorare come cuoco in diversi locali. Poi ho intrapreso il mio classico, che è la carne, al campetto di Montignano, e poi ho avuto la proposta alla Fabio e ho accettato questa sfida, che abbiamo una bella ricompensa. Molto bene. Qual è il piatto speciale dell'agriturismo in cui lavori, della tua cucina? Allora, i piatti speciali ne abbiamo tantissimi, dai primi, specialmente il raviolo con la burrata, ma io senza ombra di dubbio consiglio e preferisco le pappardelle fatte a mano con ragù di cinghiale bianco. E come devi essere un piatto per essere considerato buono? Allora, per essere considerato buono innanzitutto deve essere bello, secondo la mia opinione. E per essere considerato buono devi integrare tutti i sapori senza far magari sentire più un ingrediente che un altro, e dare nello stesso modo acidità, croccantezza, amarezza a tutti i gusti che servono per fare il piatto buono. Come definiresti i tuoi piatti? Passione e amore. Qual è il tuo ingrediente preferito che usi nella stramaggioranza delle ricette? Guanciale buono di maiale. E sono un amante delle erbe aromatiche. E dopo l'ingrediente possiamo dire qual è il tuo piatto invece preferito? Per i miei gusti lo stoccafisso anconetano. Il 6 aprile è il Carbonara Day. Sì. Dove si celebra appunto la carbonara, questo piatto che è un'istituzione italiana. Secondo te qual è la... Bene dell'UNESCO. Esattamente. Secondo te qual è la ricetta e qual è la teoria giusta? Allora, non posso dire le teorie giuste perché ognuno ha la sua, o chi mette la cipolla, chi mette una cosa, chi mette un'altra, chi mette le chiare, chi mette solo il rosso, chi mette il pecorino, chi mischia... Io seguo la mia ricetta da sempre, e me l'ha insegnata un certo famosissimo Nando di Trastevere, che aveva il locale tanto tempo fa, e da lì non mi sono mosso mai, perché secondo me è la migliore, che poi adesso te la presento qui. Allora, nel frattempo ho preparato quello che ci serviva per anticipare un attimino i tempi. Ho prelevato dell'acqua di cottura della pasta, abbiamo montato i rossi dell'uovo con del pepe macinato al momento e del pecorino romano a matrice. Non, io non uso il pecorino romano perché è troppo salato, troppo forte. Secondo me la matrice stagionato è il tocco giusto per la carbonara. Io propongo i rigatoni e non il classico spaghetto. Poi in precedenza abbiamo tostato il guanciale croccante, fatto venire croccante e senza olio assolutamente. Con il grasso che lascia il guanciale andremo a saltare i rigatoni, perciò faremo una sorta di amatriciana bianca che poi amalgamiamo con la salsa all'uovo e con la mia carbonara. Allora, aspettiamo 10 minuti, 12 della cottura della pasta e poi proseguiamo con l'impiattamento. Allora, la pasta al dente è pronta, versiamo nell'olio del guanciale e la facciamo
saltare con un goccino di acqua sempre di cottura, in modo che già iniziamo a creare una cremina con l'amido che rilascia. Siamo l'ultima saltatina, facciamo ritirare bene il liquido, versiamo nella padella fredda in modo da dare lo shock termico e non mettere l'uovo sulla parte bollente, e fatta la carbonara. Eccoci qua. Allora, questa sarebbe fantastica anche solo così, versandoci il guanciale, e quindi prendiamo nient'altro che una matriciana bianca, che poi è quella che c'è nata, perché la matriciana è nata bianca, poi si è trasformata rossa la matrice. Qua. Facciamo stemperare un pochino, già ci siamo. E andiamo a versare quello che è. E prima non ho detto un trucco fondamentale, che bisogna aggiungere. Io aggiungo un goccino di olio del grasso del guanciale nell'uovo a crudo, in modo tale che non fermi la cottura dell'uovo e non si condensa a frittata. Qua. Possiamo procedere all'impiattamento. L'uovo uso quella pasta gialla che dà indubbiamente più colore. Versiamo il guanciale croccante sopra. La fontanetta di pecorino, e abbondante pepe, ecco la carbonara del lanternino.